Buongiorno a tutti da Filippo Giannini di Trading Facile, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'analisi sui principali mercati. Oggi 10 febbraio 2021 avremo tra poco l'intervista con le fonti TV. Io però prima vado a ricordarvi i prossimi appuntamenti sul nostro blog www.tradingfacile.eu/blog, dove trovate tutti i nostri trading system. E anche tutte le ultime news di mercato, ma soprattutto quelli che sono i prossimi webinar gratuiti. Qui ve li segnalo, li trovate sotto agli eventi della settimana o cliccando qui in alto a destra sull'archivio webinar. Vi segnalo i prossimi appuntamenti ai quali potete iscrivervi per partecipare in diretta e interagire con noi. 15 febbraio 2021, ore 18, e 22 febbraio 2021, sempre alle ore 18. Link li trovate, come detto, sulla pagina delle dirette. Bene, di seguito l'intervista. Per qualsiasi informazione ci potete scrivere a info@tradingfacile.net. Vi ricordo hashtag tradingfacile per trovarci sui principali canali social, YouTube, Facebook e Telegram. Saluto Filippo Giannini con me per l'apertura della giornata. Filippo, buongiorno. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora Filippo, poi arriviamo anche magari allo spread, ma giusto nella panoramica solita che ti chiedo, stavo mostrando proprio questa domanda, no, rispetto al nostro indice principale da cui partirei con te tra poco, fase cruciale, che cosa potrebbe succedere adesso? Ti chiedo prima una breve panoramica dei mercati, appunto, in generale, e poi andiamo sul FTSE MIB. Sì, beh, mercati che sono stati protagonisti per quanto riguarda l'azionario di un'ottava appena trascorsa, diciamo ecco, comunque significativa. È stata un'ottava positiva un po' per tutti i principali mercati. Wall Street ha messo a segno la miglior ottava dell'anno. Anche il nostro FTSE MIB si è reso protagonista di un più 7%, un po' anche sulla scia, soprattutto direi sulla scia dell'investitura di Mario Draghi da parte del presidente Mattarella. Per quanto riguarda invece le sessioni, le ultime sessioni, questa settimana a mio avviso il mercato sembra aver bisogno di andare un pochino a tirare il fiato. Anche nella giornata di ieri abbiamo visto, insomma, ecco, i listini arrancare un pochino. Ci sono diversi segnali che ci fanno propendere di come forse una salutare boccata di ossigeno, quindi una salutare correzione, insomma, sia alle porte. Però ecco, questo non deve scoraggiare, perché comunque a mio avviso, diciamo, una correzione ci sta. Però ecco, per quella che vediamo essere la dinamica intraday, comunque vediamo, continuiamo a vedere il mercato che compra i minimi intraday, e quindi questo è forse il miglior segnale che i mercati ci possano offrire, appunto nell'ottica di farci capire che comunque il trend di fondo è un trend comunque long. Ok, va bene. Allora, Filippo, possiamo condividere anche il grafico se sei d'accordo del FTSE MIB. Naturalmente attendiamo le domande eventuali dei nostri telespettatori, così dovesse esserci qualche incursione immediata, ti interrompo. Andiamo a vedere il FTSE MIB. Sì, come detto, FTSE MIB settimana scorsa protagonista di un forte rialzo. Qui vediamo appunto il gap aperto sulla scia appunto della notizia riguardante l'investitore di Mario Draghi. In questo momento siamo arrivati a testare la resistenza intermedia di quota 23.500 punti. Ieri il mercato ha mostrato qualche segno appunto di sofferenza, non riuscendo appunto a sfondare quota 23.500, e appunto stampando questa candela, questa configurazione che potrebbe sembrare di fatto una configurazione di inversione ribassista, qualcosa che assomigli vagamente in analisi tecnica ad una dark cloud cover, anche se imperfetta. Io però tendo ad identificare questa formazione come un pattern di continuazione, quindi un pattern sostanzialmente che va a identificare una momentanea pausa dei prezzi. Non mi aspetto un'inversione ribassista significativa. Se andiamo un attimino a zoomare,
Vediamo che comunque nella giornata di ieri, pur caratterizzata da ribassi in apertura, ma appunto i minimi sono stati, come detto, oggetto di riacquisto e quindi, ripeto, se ci sarà appunto correzione, io mi aspetto che quelli che sono i principali supporti chiave, ossia sotto questo punto di vista 23.200, 23.000 punti, ma soprattutto 22.650 punti, che potrebbe essere a mio avviso un livello da monitorare proprio in ottica di ripartenza degli acquisti. Questi sono i livelli che a mio avviso gli investitori andranno a difendere, dove soprattutto andare a trovare appunto delle nuove occasioni per riposizionarsi long. D'accordo, ottimo. Allora, invece sul DAX, c'è un amico che mi chiede proprio sul DAX, quindi lo andiamo a vedere anche con te, se vedi uno spunto, un nuovo spunto rialzista. Questa è la domanda precisa. Allora, qui vediamo, per quanto riguarda il DAX, come il mercato sostanzialmente stia scambiando ormai da oltre sei mesi all'interno di questo canale rialzista. E se andiamo a vedere, ogni volta che il mercato è arrivato a toccare questa resistenza dinamica, in ultimo la giornata dell'8 febbraio, quota 14.200 punti, comunque abbiamo assistito ad uno storno da questi livelli. Tuttavia, per quanto riguarda il DAX, il mio punto di vista è che potremmo assistere anche nel corso di questa settimana, ripeto, ad una fase di assestamento dei prezzi. Magari, ecco, meglio restare guardinghi in questa ottava. Però attenzione, perché se il mercato dovesse tornare a battere quota 13.900 punti, che ritengo essere il primo supporto per quanto riguarda il DAX degno di nota, allora su questi livelli io mi aspetto, insomma, che possa ripartire una nuova gamba rialzista, che possa di fatto andare ad aggiornare appunto quelli che sono i massimi del DAX. In questo caso l'obiettivo, facendo una proiezione prezzo-tempo, potrebbe essere 14.250-14.300 punti, quindi questo potrebbe essere l'obiettivo. Quindi, in conclusione, meglio attendere una fase di consolidamento magari associata ad uno storno dei prezzi, però occhio, monitoriamo i supporti chiave, perché ripeto, da qui a breve io mi aspetto che possano ripartire gli acquisti. Ecco, perfetto. Allora adesso dall'Europa andiamo in America, come sempre. Allora, gli listini americani che spingono, insomma, questo lo diciamo sempre, ieri hanno avuto anche loro un momento di assestamento, Filippo. Sì, anche qui giornata di ieri è stata piuttosto scarica. A dire la verità, ci attendavamo, insomma, un'ulteriore spinta al rialzo, cosa che non si è concretizzata durante la sessione cash, quanto piuttosto in apertura appunto del future questa notte, perché comunque se la sessione di ieri è stata chiusa da S&P 500 in sostanziale parità, comunque questa notte abbiamo visto un nuovo spunto al rialzo, mercato che ha aggiornato i nuovi massimi storici. Sotto questo punto di vista abbiamo un massimo a 3.924 punti. Ma per quanto riguarda l'S&P 500, ci stiamo avvicinando a quella che è la prossima resistenza, quota 3.930. Chiaramente, per quanto riguarda questo mercato, essendo sui massimi storici, dobbiamo basarci su proiezioni di prezzo per andare ad individuare i prossimi livelli di resistenza, non potendo di fatto fare un'analisi statistica pregressa, perché il mercato appunto fa continuamente nuovi massimi. Detto questo, anche qui mi aspetto, ecco, magari un proseguo di ottava non particolarmente volatile. Occhio, perché se il mercato dovesse arrivare a quota 3.930 punti, magari nella giornata giovedì o meglio ancora nella giornata di venerdì, mi aspetto sotto questo punto di vista delle possibili prese di beneficio, e quindi magari non mi aspetto un'ottava che possa essere chiusa sui massimi per quanto riguarda l'S&P 500, però, come detto, vale analogo discorso a quanto fatto per l'Europa. Anche qui abbiamo il supporto chiave, magari anche qui aspettiamo uno storno per riposizionarci al rialzo a prezzi migliori. Quali livelli segnaliamo?
sicuramente quota, il primo livello quota 3.900 punti, ma ancor di più 3.860 punti e ancor più basso, anche se non so se onestamente il mercato possa arrivare a stornare fino a questi livelli, 3.830 e 3.780 punti. Se vuoi diamo uno sguardo sì. anche a Nasdaq e Dow Jones. Sì, andiamo a fare anche la panoramica di quelli. Sì, anche sul Dow Jones qui abbiamo una trend line ex livello di supporto che invece di contro ha assunto a ruolo di resistenza nell'ultimo periodo. Anche qui occhio, perché abbiamo un target di prezzo per quanto riguarda il Dow Jones in area 31.005. Anche qui il mercato sta facendo un po' fatica in quest'ottava, però anche qui monitoriamo i supporti, perché quota 31.250 e quota 31.000 punti sono i primi livelli di supporto dove andare a riposizionarsi long. Sì. Nasdaq, stesso discorso, è un, come dire, un rituale ormai banale, ma la realtà è che la migliore strategia per quanto riguarda l'equity americana, ormai l'abbiamo detto diciamo in tutte le salse, non è quella, non è una strategia che paga quella di cercare a tutti i costi degli short sui massimi soltanto perché il mercato è salito troppo, perché ormai insomma i listini di Wall Street ci hanno abituato a rialzi diciamo ecco senza sosta, quanto piuttosto cercare quelle che sono le fisiologiche correzioni in intraday per cercare di riposizionarsi long. Anche qui livelli che segnaliamo sul Nasdaq, quota 1.700, quota 31.630 e quota 13.580 punti. Ok, per concludere la panoramica con gli indicatori più interessanti, Filippo, ti chiedo un flash su petrolio e euro-dollaro, li vediamo diciamo così a confronto. Petrolio che adesso ha leggermente arrestato il rialzo che abbiamo visto proprio negli scorsi giorni, che l'ha portato peraltro ai livelli pre-crisi Covid. Siamo ai 58-31 dollari al barile, ripeto in questo momento è in calo dello 0,12, ma insomma quali sono secondo te gli obiettivi in questo periodo? E poi velocemente anche l'euro-dollaro, abbiamo visto appunto l'euro in rialzo nei confronti del dollaro. Sì, allora, per quanto riguarda il crude oil la dinamica è abbastanza chiara, nel senso che il mercato ha tergiversato su quella che era a mio avviso una resistenza diciamo durissima da superare, mi riferisco a 53,50. L'ha rotta al rialzo, tornando di fatto a scambiare all'interno di questo canale rialzista che aveva identificato tutta la cavalcata long a partire da febbraio 2015, quindi segnale importante. Sotto questo punto di vista qual è il prossimo obiettivo? Il prossimo obiettivo è questa resistenza dettata appunto dalla linea diciamo intermedia di questo canale ascendente, che identifica un obiettivo al rialzo a quota 61 dollari al barile. Questo è quello che ritengo l'obiettivo nel breve, ma è chiaro che se dovessimo poi andare a cercare un obiettivo diciamo ecco dettato dal raggiungimento della mediana vera e propria, è chiaro che il target si fa ancora più ambizioso perché saltiamo a quota 72 dollari. Anche qui il consiglio è sempre lo stesso, è un mercato questo che può essere seguito facilmente in un'ottica di medio e lungo periodo con delle strategie di tipo trend following. Non entrerei al rialzo ai prezzi attuali, quanto piuttosto attenderei uno storno fisiologico, magari ecco quota 57, quota 56 e 5, appunto per andare a riposizionarmi long a prezzi anche qui in questo caso di carico migliori, con appunto obiettivo i 61 dollari al barile. Ok, un flash sull'euro dollaro, Filippo, poi ti saluto. In questo momento 1,21,30 sì. Il cambio.
Sì, euro-dollaro protagonista, questo l'avevamo un po' accennato anche nelle volte scorse, ci attendevamo di fatto dopo una mossa, insomma, ecco, sotto area 1,20 ci attendevamo una ripresa del mercato. In questo momento abbiamo assistito, dopo il non far parole di venerdì scorso, peraltro deludente, abbiamo assistito ad una mossa veemente al rialzo. Occhio però, perché il ritmo appunto è stato comunque sia veemente, io mi attendo comunque sia uno storno dei prezzi. Lo storno potrebbe partire insomma dai livelli attuali fino a mio avviso a quota 1,22, quindi potrebbe esserci un pochino di spazio di salita, però occhio perché mi aspetto comunque sia un retest di quota 1,20 prima di poter ripartire nuovamente al rialzo, perché come detto più volte il trend di fondo è ancora long. D'accordo. Allora, grazie Filippo Giannini per aver dato, per aver fornito anche ai nostri telespettatori una bella panoramica in apertura di giornata. Ci sentiamo presto sulle fonti TV, ti auguro una buona giornata, appunto. Buona giornata a te Emanuela, arrivederci a tutti. Grazie, allora peraltro tra poco ripartiremo proprio dal petrolio che abbiamo visto.